Buongiorno e bentornati a un nuovo video di Storia dell'Arte. Oggi proseguiamo il discorso sulla scultura etrusca. Le opere che vedremo possono essere definite profane, in quanto non sono particolarmente legate alla religione e all'arte funeraria, ma al mito e alla realtà. La prima opera è la celebre Lupa Capitolina, realizzata in bronzo attorno al V secolo a.C. La tecnica è quella della cera persa. L'animale presenta in basso i due gemelli, Romolo e Remo, realizzati nel 1400 da Antonio del Pollaiolo, per sopperire alla mancanza degli originali. La visione è prettamente frontale. La posa statica è ravvivata dalla torsione della testa verso l'osservatore, che ricorda il movimento della testa del vitello del Moscoforo. I particolari anatomici sono minuziosi ma schematici, e rimandano alla grande perizia tecnica degli Etruschi nell'arte orafa. Più dinamica e realistica è la Chimera di Arezzo, che nonostante i numerosi interventi di restauro, che ne hanno in parte alterato l'originalità, presenta interessanti innovazioni. L'animale mitico è composto da un corpo di leone e la coda che termina con un serpente. Sulla schiena presenta una testa di capra che vomitava fiamme. Quest'opera presenta un maggiore dinamismo rispetto alla Lupa Capitolina e ciò si nota da particolari come le ossa e i muscoli che si intravedono sotto la pelle, la tensione degli arti e l'incresparsi della criniera. L'opera successiva è una Croterio, ovvero una scultura realizzata per essere posta alla sommità di un tempio. L'autore è noto e si chiamava Vulca, a capo di una fiorente scuola artistica. Rappresenta il dio Apollo che ha molte affinità con la scultura greca arcaica e ionico-attica. Si possono notare infatti il passo accennato in avanti e il sorriso arcaico, assieme a una certa schematizzazione dell'anatomia e delle vesti, che tuttavia cadono fluenti lungo il corpo. L'opera è fittile, ovvero in terracotta, e reca ancora tracce evidenti della colorazione originaria. L'opera seguente è il celebre Arringatore, che ormai ci proietta verso il realismo romano. Essa rappresenta un patrizio, Aulo Metello, nell'atto di parlare e di attirare l'attenzione dell'uditorio con il braccio destro alzato. Dobbiamo notare qui il grande distacco da ogni idealizzazione greca, sia per quanto riguarda le proporzioni e la perfezione del corpo, che per i tratti somatici estremamente realistici. L'atteggiamento e l'impostazione dell'opera risentono fortemente della grande statuaria ellenistica, in particolar modo di Lisippo. L'ultima opera che analizziamo sembra contraddire quanto appena detto, perché rappresenta una figura umana fortemente schematizzata e lontanissima dai canoni estetici ellenistici. Questo accade perché i linguaggi artistici possono essere molteplici e coesistere in una stessa epoca, obbedendo a criteri estetici e a matrici culturali differenti. L'opera è una statuetta votiva che rappresenta un fanciullo probabilmente defunto e fu definita dal poeta Gabriele D'Annunzio l'ombra della sera perché ricorda le ombre lunghe che si formano al tramonto. È interessante notare l'affinità di quest'opera con gli esiti della scultura di Alberto Giacometti, che si interessò, come molti artisti a lui contemporanei, all'arte primitiva e anticlassica. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.